3, 2, 1, andiamo. Allora, ciao ragazzi e bentornati e benvenuti ancora sul mio canale. Allora, oggi facciamo un video, voglio fare un video un po' particolare, ti voglio far vedere una cosa che voglio replicare, una cosa che ho visto su un canale YouTube di una ragazza americana, dove praticamente sul SUP ha montato praticamente una sedia da campeggio, ragazzi, una cosa fuori di testa. L'ho visto, ho detto devo farlo. Allora, io su Amazon ho comprato questa sedia da campeggio qui e poi ho comprato questo sgabello qui da Decathlon. Facciamo una prova sia con uno che con l'altro. Adesso non so se funzionerà, io ho visto il video della ragazza e sembra funzionare, però stavo leggendo che potrebbe compromettere l'instabilità del SUP, no? Allora, adesso io, visto che sono curioso e voi siete sicuramente molto curiosi più di me, proviamo a fare una prova. Allora, vado dove è un pochettino più basso. Ok, questo è lo sgabellino della Quechua, classico sgabellino da campeggio di Decathlon. Allora, l'idea era metterlo in questa posizione, così, cercando di tenerlo centrato. Ok, dovrebbe essere centrato. Allora, io ho portato anche, guarda, vi faccio vedere, una fibbia, che è praticamente quella che uso per legare il SUP sulla macchina. Allora, vediamo di fissarlo in questa maniera. Allora, aspetta che lo prendo da dietro. Allora, sgabello montato, vedi che gli ho messo la fibbia che passa sotto al SUP, guardalo dalla parte di qua com'è, vedi? Ragazzi, funziona, guardate che spettacolo. Aspetta, allora, gambe larghe, perché sennò vedo che traballa tanto. No, l'idea è fantastica. Allora, balla un pochettino, vedi, di qua di là. No, ragazzi, un like soltanto per questa invenzione mi fa paura. Adesso me la copieranno tutti su YouTube. Già l'ho copiata io. Allora, ragazzi, pronti alla fase di ribaltamento anche con lo sgabellino della Quechua. Intanto gira perché c'è il vento, vediamo quanto questo è più. Allora, questa è la situazione, vedi, del sellino di Decathlon montato sul SUP. È comodo anche questo, ragazzi, vedete? Forse un po' meglio la sedia per via dello schienale, però, che è questa, vedi? Però a me sembra un'idea fantastica. Allora, guarda, ti faccio vedere. Vedi che qua appoggiano i piedini sul SUP. Magari mettici sotto qua uno spugnone, magari forse è meglio, però non resta segnato. Una cosa leggera leggera. Questo ci vuole per forza, ragazzi, perché quando vi ribaltate, sennò lo perdete. Qua non è tanto alto e fate tempo a vederlo, ma è facile perderlo. Comunque l'idea è veramente fantastica, eh? Allora, nel frattempo ho montato la sedia, vedi che sono quelle da campeggio che si aprono. Ti faccio vedere, intanto l'ho fissata sempre come quell'altro con la fascia. Guardate che figata che ho. È una figata sta cosa, è una figata. Allora, vediamo di metterla, aspetta, scusa, vediamo di metterla un po' in centro. Allora, io la metterei un pochettino più in qua. Allora, come prima, in ginocchio. Adesso cado, non sento. E proviamo a salire. Oh, ragazzi, spettacolare. Guardate che spettacolo che è. Oh, forse è un pochettino di poche di terra. Forse è un po' troppo alta, secondo me. Però le gambe sono
Allora, così a 90 gradi è fantastico. Guarda che cazzo mi sono inventato oggi. Oh, sto morendo da ridere. Aspetta un attimo che si è rallentata la pagella. Allora, come ti ho detto, vedi che un po' balla. Vedi? Adesso magari la GoPro correggerà il movimento. Comunque ti dico che un pochettino si balla. Adesso voglio fare anche una prova di ribaltamento. Voglio vedere fino a che limite riesce a tenere, provare a cadere in acqua. Allora, devo cercarmi una zona però non troppo alta. Quindi direi che qua può anche andare bene. Magari ci mettiamo lì. Ragazzi, allora, questa è bella stabile. Sai che forse è più stabile di quella? Allora, bisogna tenere i piedi qua. Ma se li tieni qua, ho notato che si balla molto. Allora, se li tengo così larghi, si balla molto meno, vedi? A parte, vabbè, il movimento di quando si pagaia. Pensavo che era un po' troppo alta questa qua di sedia, invece è risultata perfetta. Anche lo sgabellino, questa però... Il bello è che puoi appoggiare la schiena, vedi, io sono appoggiato bene con la schiena qua. Ci vorrebbe una bella birretta. C'ho l'acqua, ma ci voleva una bella birra. Allora, andiamo a fare quella prova là, dai. Ok, allora proviamo a fare quella prova. Fin quando tiene. Infatti sono caduto dentro. Aspetta che non mi panna tutta dietro. Si è ribaltata subito. Allora ragazzi, si è capottata subito. Ha avuto poco margine. Ha avuto poco margine prima di cadere. Comunque si è ribaltata subito. Però vabbè, ho dato anche una bella spinta. La prova è stata direi ottima, veramente bella. E niente, funzionano tutte e due, forse un pochettino migliore lo sgabellino che la sedia forse è più comoda perché ci puoi appoggiare la schiena, però questo qui, questo non lo senti, questo è piccolissimo. Ragazzi, poi il test del ribaltamento è stato bellissimo, ci si ribalta praticamente subito, vabbè io ho esagerato, apposta per farvi vedere il limite che ha del ribaltamento, però è comodo anche questo, ci vorrebbe sei cosa, uno sgabellino come questo con leggero appoggia schiena. Però diciamo che questo qui è finché mai ottimo. Allora niente ragazzi, allora io vi saluto e vi do appuntamento per il prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bellissimo like al video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e condividete il video con i vostri amici. E noi ci vediamo al prossimo video.